Insomma, Lana dice che siccome i cugini Cazzini abitano in campagna, là c'hanno meno controlli e se poi non muove meglio. E che poi non fa i cugini Cazzini? Pare che gli è rimasta un po' di roba dall'ultimo carico di droga del Ciancica. E dunque? Noi se dovremmo far dire quanta roba c'hanno nel magazzino e poi ragioniamo su come piazzarla e a chi. E allora telefonagli. Perché non lo vuoi fa? Perché i cugini Cazzini sono di coccio e non capiscono niente. Ancora con sta storia? Paperè, vammi dell'a trovare il libro delle consegne. Te l'ho detto il segreto, no? Gli devi da parlare piano e scandì bene tutte le parole e quelli te capiscono. Ho capito. Ma chiamali te, ci metti 2 minuti. Non posso, c'ho da fa. Dai, telefonagli. Vabbè, soggio secco, forza. Che sarà mai? È una telefonata. Prima la fai e prima ti togli sto dente. È che io non me lo vorrei togliere sto dente. Parliamo piano. Brevity. Oh, so soccio secco, capito? Soccio secco. Bulgaro. Dicevo, so soccio secco. Bulgaro. Bulgaro. Non so bulgaro, so italiano. Hai bisogno di me? Senti, fammi parlare a me, tu stai zitto. Allora, c'è Rana che ha detto... Non c'è Rana. No, lo so, Rana sta qua. Però Rana ha detto che... Qua c'è Rana. Lo so, però... Sprevoli, ti passa Arturo. No, non mi passare Arturo. Lungo, su Arturo. Ciao Arturo, cerca di seguirmi, ricomincio da capo. Siccome che voi cugini state in campagna... Cugini Cazzini noi. Bravo Arturo, voi cugini state in campagna... Campagna. Bravissimo. Cugini di campagna. No, i cugini di campagna. Anima mia, stanza tua. Trebo te, anima mia. Stanza tua. Anima mia. Stanza tua. Anima mia. Allora? Parlare piano e scandire bene. Quindi? Vaffanculo.